Buonasera ragazzi, buonasera e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi è lunedì 29 ottobre e il video parte dalla stanzetta di Irene per un semplice motivo, che io stavo, oggi mi stavo allenando, stavo facendo gli stacchi da terra e mi sono reso conto di avere pochissima forza negli avambracci. Quindi mi sono consultato con qualche amico, col mio preparatore, mi ha detto: guarda, proviamo a usare dei fat grip. Per chi non lo sapesse, i fat grip sono dei manicotti che si applicano al bilanciere o al manubrio, aumentando il volume di questi, così che il braccio sia sempre, l'avambraccio sia sempre sotto sforzo, perché fa un'impugnatura diversa, proprio una presa diversa al bilanciere o appunto al manubrio, e quindi vada sotto sforzo e si rafforzi. Quindi io non ne ho, quindi stasera vediamo quale modello scegliere, quanto spendere, e andiamo direttamente su Amazon e lo andiamo a comprare. E scriviamo fat grip. Adesso vi faccio vedere l'offerta che si apre, è davvero basta. Joachim Manus fat grip, cos'è del genere, 25,67 euro. Poi ci sono i fat grip in pugnatura e bilanciere, 25,22 euro. Io sono povero, 9,99 euro. Diciamo che prendiamo fat grip in pugnatura e spessore. Allora apriamo questo qua e vediamo. Allora che dice? Beast grip, impugnatura e spessore, spesse silicone di Beast Gear, rosso diametro 5 cm, un paio, adatto per braccia massicce, aumento della massa muscolare. Questo sembra proprio fatto per il mio braccino esile. 16,97 euro, spedizione in un giorno. Vediamo un attimo, come vi avevo detto, si possono utilizzare sia per i manubri, addirittura anche alla fune, al bilanciere, e avendo un taglio sotto basta soltanto applicare la forza. Va bene, io direi aggiungi al carrello. Ragazzi, che cosa dirvi? Dobbiamo aspettare soltanto che il corriere faccia quanto prima, e dopodiché vi porto direttamente in palestra e le andiamo a testare. Ci vediamo, a voi passeranno 1-2 secondi, ci vediamo tra qualche giorno per me. I fat grip sono arrivati, io li ho già montati su un manubrio. Il risultato è questo qui, hanno aumentato di parecchio il volume dell'impugnatura, quindi andiamo a vedere adesso come si comporta. Io dovrei fare un 5x5 di alzate laterali, la settimana scorsa ho usato i 14 kg, ma adesso diventa veramente veramente tosto a farla con 14 kg, io parto con i 10 e vediamo. Ragazzi, mi sono fatto una prima serie con 10 kg, il peso è comunque complicato mantenerlo, ma non è eccessivamente pesante, quindi la seconda serie già sono partito con i 12 kg. Solitamente le alzate laterali le faccio con 14 kg, però vi ripeto, volevo andare sul sicuro e ribadisco, mantengo qua i 12 kg. Ringrazio il notaio, rifiuto e vado avanti, prendo, lascio i 12 kg. Il problema è che la mano con il fat grip tende ad aprirsi, per quanto tu la possa tenere, proprio possa fare il gioco della situazione, la mano tende comunque ad aprirsi. Per adesso mi rendo conto che sarebbe stupido pensare di poter avere un risultato subito, quindi sicuramente dopo 5-6 allenamenti si potrà ottenere un risultato migliore, ma per adesso è complicato proprio mantenerlo. Proviamo ora a fare delle alzate laterali a martello. Io provo di nuovo con 12 kg, vediamo se va bene, se no altrimenti passo al 10. Sempre 5 serie, 5 colpi per ogni serie.
esercizio della scheda è un alzate, no, è una spinta in alto. Proviamo con i 22 kg sempre col manicotto e andiamo finché la spalla regge. Così Francesco già fa così con la testa. Quarto esercizio della scheda è un Arnold Press con i 6 manubri da 16 kg sempre col fatto dritto, 5 serie da 5 ripetizioni. Allora, ho fatto la serie, sono parzialmente convinto dell'impugnatura perché sento lavorare un po' troppo la spalla in maniera anomala. Voglio fare un'altra serie un po' più leggera per capire un po' se sbaglio io qualcosa, perché comunque sto usando un bilanciere ondulato. E vedere un attimo, vi aggiorno. Ultimo esercizio della scheda, sono 5 serie, sempre per 5 colpi, di alzate a 90, io uso la panca e gli 8 kg. Proviamo a mettere anche qui i manicotti, a serrare bene le scapole e abbiamo finito. Allora ragazzi, vi do la mia benedizione, l'allenamento finisce qui. Vi dico subito una cosa, che il fat grip non mi dà eccessivamente fastidio nell'usarlo, è certamente un'altra impugnatura. Infatti quando andrete a riposare, a mettere a posto i pesi, vi rendete conto che l'impugnatura la sentite molto più forte, molto più controllata. Vediamo nei prossimi giorni come va, aspettiamo un paio di settimane e spero che migliori tutta la questione dell'avambraccio. I dolori non se ne sentono a causa di questo sforzo, diciamo, fuori norma. Lavora soltanto, io sento un leggero fastidio, la parte alta dell'avambraccio. Vediamo domani com'è la situazione. Ragazzi, vi saluto, vi auguro buona visione, iscrivetevi al canale, condividete il video, un bacio dal vostro Luca. Stay tuned perché ho un paio di idee in mente. Alla prossima.